Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema. L'Italia, insieme agli altri paesi europei, per escludere la cultura e l'audiovisivo dai trattati commerciali tra Unione Europea e Stati Uniti, è scritto nella lettera appello del mondo del cinema e dell'audiovisivo al Presidente del Consiglio. A firmarla, tra gli altri, i premi Oscar Benigni, Bertolucci, Salvatores e Tornatore, oltre a Rai, Mediaset e Confindustria. Una petizione pubblica sarà presentata al Parlamento Europeo il 14 giugno prossimo. Intanto Ettore Scola presenta nel mitico Studio 5 di Cinecittà Che strano chiamarsi Federico. Scola racconta Fellini, film dedicato al regista di Amarcord nel ventennale della sua morte. Scola dice Fellini, un Pinocchio che non è mai diventato un bambino per bene, aveva un'anima burattinaia, era il ritratto allo stesso tempo di un'Italia esacrabile e adorabile. Ma parliamo di nuovi progetti e in particolare di quelli del regista Lasse Hallström. Si tratta dell'adattamento del romanzo The Hundred Foot Journey di Richard C. Murray, nel quale si racconta di una famiglia di Mumbai che si trasferisce in un paesino delle Alpi francesi, Lumière, portando scompiglio con il loro piccolo ma economico ristorante indiano. Si scontreranno con la chef del luogo, Madame Mallory, che molto probabilmente verrà interpretata da Helen Mirren. Producono Steven Spielberg e Oprah Winfrey. Mentre in un'intervista rilasciata durante la promozione di After Earth, Will Smith si è mostrato perplesso all'idea di tornare sul set per un quarto Men in Black, nonostante il successo dell'ultimo episodio. I maligni però insinuano che l'attore potrebbe tornare sui suoi passi dopo la partenza non esaltante di After Earth al botteghino americano. E arriverà anche in Italia il 29 agosto Starbuck, la commedia di Ken Scott che è stata un buon successo in Canada e in Francia. A 42 anni, David conduce la vita di un adolescente irresponsabile e mantiene una complicata relazione con Valerie, una giovane poliziotta. Quando lei scopre di essere incinta, il passato di David riaffiora. 20 anni prima, per sbarcare il lunario, donava sperma in una clinica. L'uomo scopre così di essere diventato padre di 533 ragazzi. Che dire, auguri ai figli maschi! È tutto da Laura Buffa, buon cinema!